lavoro sulle emozioni e sul trascorrere delle stagioni, fatto col cuore. Chi si esibisce regala un po' di sé, esprime sensazioni, trasmette le emozioni più diverse attraverso voce, movimenti, suoni, colori. E proprio colori è il titolo della rappresentazione andata in scena oggi presso Fondazione Germania Cingia De Botti nel Cremonese, la struttura che da oltre 100 anni opera nel campo della sanità e dell'assistenza sul territorio. Per la prima volta la Fondazione Germani ha dato corso a una rappresentazione teatrale da parte dei nostri ricoverati dal servizio dei disabili e psichici. È stata una rappresentazione molto sentita, molto viva, molto attesa da parte soprattutto di coloro che hanno operato, e un sincero ringraziamento va all'ideatore Max Bozzone e soprattutto al responsabile del servizio dei disabili, il dottor Pedrabisci. È stato un percorso sperimentale che è incominciato 9 mesi fa e si è concluso oggi. E la scelta è stata quella di orientarci verso la teatroterapia, quindi una scelta terapeutica che attraverso l'atto recitativo potesse permettere alla persona di esprimere le sensazioni, le emozioni nel contesto appunto del teatro. Un evento per noi importante, nuovo e che ha stimolato l'entusiasmo di tutti i partecipanti. Sono stati in tutto 13 ospiti affetti da disabilità psicofisica e intellettiva, accompagnati dai loro 4 educatori, e è stata un'emozione grandissima. L'opera si è intitolata Colori proprio per testimoniare l'eterogeneità delle sensazioni, delle emozioni che sono state coinvolte in questo lavoro. Il tema sono state le 4 stagioni, ma le stagioni vissute, le stagioni percepite, e quindi tante tante emozioni sicuramente in questo lavoro. È una prima che ha determinato grande emozione da parte nostra, ma anche e soprattutto da parte dei nostri ragazzi che hanno partecipato. E una grande emozione perché è anche una grande soddisfazione vedere come la nostra residenza sanitaria disabili nel corso del tempo si è arricchita sempre di più, riuscendo a dare ai ragazzi che noi ospitiamo sempre degli stimoli e delle modalità e delle opportunità per vivere pienamente la loro vita all'interno della nostra fondazione e anche sul territorio. Questa è una grandissima soddisfazione. Alla fine una sorpresa per tutti i protagonisti, una maglietta a ricordo dell'evento.